Il video di oggi sarà a mani basse l'episodio più importante dell'anno. Buona visione. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Ci siamo, il momento è finalmente arrivato. Se mi seguite su Instagram saprete già perché tengo così tanto a questo video. Ma adesso siamo qui, la mia prima gara con dei kart 125, con un vero telaio da corsa in una pista molto lontana da casa. Ferma tutto, ferma tutto. Interruzione pubblicitaria offerta da me. Volevo ricordarvi che manca pochissimo a fine anno e noi non siamo ancora arrivati ai 1000 iscritti. Una grossa percentuale di voi che guarda i video non si è ancora iscritta al canale. Per voi è una cosa piccola, cliccare quel tasto non vi costerà niente. Ma in vista del prossimo campionato e della prossima stagione, crescere con i numeri, come abbiamo fatto fino ad adesso, mi aiuterebbe tantissimo. Quindi, se vi piacciono i video e volete supportare il canale, mi raccomando, cliccate quel tasto e adesso possiamo tornare al video. L'insieme delle tre cose sarebbe già incredibile di suo, ma il finale di giornata lo sarà ancora di più. Però facciamo un passo alla volta. Iniziamo con i primi turni della mattina. Ci siamo trovati in pista verso le 8 di mattina per fare il primo turno di libere. Non ho montato niente sul kart e niente sul casco perché ho detto vabbè, sarà il primo turno di libere. Cosa vuoi che succeda? Cosa vuoi che succeda? Due ragazzi non si sono capiti in pista e si sono scontrati. Avete presente quella sensazione di tanto non mi succede, non ci penso neanche? Ecco, questa è stata la prima volta che ho visto un kart ribaltarsi in pista. Fino ad adesso l'avevo visto solo nei video, quindi non è che vedevo come un'eventualità così tanto pericolosa. E invece è successo a una curva di distanza da me. E uff, non ho avuto la possibilità di parlare con i diretti interessati e spero che stiano entrambi bene. La giornata sarà composta in questo modo: due turni di qualifiche e poi la gara. I due turni di qualifiche serviranno per scremare i piloti più veloci che correranno nella gara A e i piloti più inesperti che correranno nella gara B. I primi vanno molto più forti di me e hanno più esperienza, quindi non punto ad arrivare tra loro. Calmiamoci, so dove posso arrivare, so cosa posso fare, quindi entriamo in pista. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. Le qualifiche sono state uno strazio. Un insieme di traffico, bandiere gialle e traffico. Così a ripetizione, di due turni interi sono riuscito a salvare forse un paio di giri e purtroppo in quelli non sono riuscito a fare il tempo. Diciamo che le aspettative per oggi non erano alte, sono venuto qui per divertirmi e provare i kart. Però la tensione stava iniziando ad aumentare e io questo lo stavo sentendo molto. Come detto, le qualifiche non sono andate bene e ovviamente mi sono classificato nella seconda gara. Il problema è che sono andate talmente male che mi sono qualificato sesto. Ok, se la guardiamo da fuori non è malissimo come cosa, alla fine non sono ultimo in una pista che fino a ieri non conoscevo, con dei kart che fino a ieri non conoscevo, quindi dovrei essere abbastanza contento, però so che potevo fare di più, so che posso dare di più. Tra qualifiche e gare c'è stata la pausa pranzo, quindi ho avuto del tempo per riflettere, per calmarmi e per prepararmi alla gara. Inizieremo con un giro di formazione e la partenza sarà lanciata. Vi lascio la griglia di partenza, così da vedere tutti i piloti. E intanto che scorre, noi completiamo il giro di ricognizione. Scaldiamo bene i kart e ci prepariamo, perché dopo questa curva sarà bandiera verde. Ok, partiti. Non un'ottima partenza da parte mia, ma voglio rimanere conservativo in questa prima parte di gara. Ne ho tanti davanti, quindi sarà davvero una sfida.
Il primo obiettivo sarà questo pilota. Vediamo come affronta il tornante. Ah, peggio di mai l'uscita. Dai, gli sono molto vicino. In questa parte di guidato ho mollato parecchio per rimanere lì dietro e vedere cosa faceva, quindi ne ho tanto di più. Adesso aspettiamo un suo errore e vediamo dove approfittare. Qui male, ok. No, non mi infilo ancora. Primo giro, non mi butto. Sì, ha preso la terra, ok. Passato, adesso devo staccare bene in fondo a questo rettilineo, dai che arriviamo insieme. E passato, ok. Uno è andato, sono davanti. Quinta posizione, adesso ne ho quattro, tutti attaccati davanti a me. Diamoci un po' di tempo per recuperarli e rimettiamoci sotto. Ok, come non detto, due curve gli sono attaccato. Adesso iniziamo a studiare questo pilota davanti a me. Ok, questa traiettoria la interpretiamo in maniera molto diversa. Bisogna stare attenti qui perché io accelero tanto prima e lui perde velocità in curva. C'è anche da dire che però sul rettilineo mi recupera tantissimo perché lui è un pilota junior. Purtroppo per la giornata di oggi non sono riusciti a comporre una griglia intera solo con loro e quindi corre in mezzo a noi. Con 20 kg di zavorra in meno, ma non importa, non farà classifica per la nostra gara. Quindi è come se virtualmente non fosse qui. Buona l'uscita dal tornante, dai che si danno fastidio un con l'altro. Guarda come arrivo veloce qui. Non so chi interpreti meglio questa curva, sinceramente, perché io riesco a portare molta più velocità sul rettilineo. Però, boh, bisogna stare attenti. Virtualmente non è qui, però fisicamente è in mezzo. Quindi per passare i piloti davanti che sono in lotta con me, devo passarlo. Adesso iniziamo a studiare e a capire dove posso infilarmi. Intanto il pilota in rosso ha sbagliato l'entrata in rettilineo. Adesso si sono staccati i gruppetti, i primi due che stanno scappando e questi due davanti a me. Quindi devo cercare di passarli il prima possibile, per non perdere tempo. Buona l'uscita qui, buona l'uscita. Dai che gli sto dietro. Con questa differenza di peso l'allungo in sul rettilineo si sentiva veramente tanto. Però sono uscito bene sto giro. Esco sempre meglio di lui qui. Potrebbe essere un buon punto per iniziare un sorpasso e chiuderlo in curva 1. Mi recupera troppa strada sul dritto. Non posso farci molto. Devo cercare di fregarlo nella parte di pista guidata. Dai che provo l'interno. No, no, troppo lontano, troppo lontano. Oh, è uscito sull'erba e gli si è alzato un pezzo di... Cosa? Non... Ok, non voglio sapere.
Penso gli si sia rotto il paraurti anteriore del kart e non facciamo domande, uno è andato. Dio, 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 non è successo davvero. Ero sicuro che prima o poi ci saremmo toccati. Mi sono dimenticato di avvertirvi su una penalità in gara. Praticamente, se si esce dalla pista con il paraurti leggermente abbassato, comunque spostato, vengono dati 5 o 10 secondi di penalità. Adesso non ricordo. Il punto è che anche se non è colpa tua e il pilota davanti rallenta, è comunque un tentativo di contatto. E quindi vieni penalizzato ugualmente. Bisogna stare molto attenti. Adesso incrociamo le dita e speriamo che sia rimasto al suo posto, perché sennò sarebbe veramente un dramma. Ma comunque, non pensiamoci. Adesso davanti si sono scambiate le posizioni. Ok, vediamo come si comportano nel misto. Lo ripassa all'interno e mi riaccodo anch'io. Devo passarlo il prima possibile. Mi sta escludendo da qualsiasi lotta per il podio. Sono virtualmente terzo adesso, ma posso puntare ad arrivare più in alto. Fantastico, mancano 5 giri adesso, Raffaele si chiama primo, Schelle in secondo, Lorenzo in terza posizione, Conte, Tommaso, guarda. Forstellata lì tra Martini e Dominizio, resta davanti però il pilota junior. Devo cercare di rimanere più lucido degli altri, soprattutto in questa parte finale della gara. Intanto il pilota che era retrocesso in terza posizione sta di nuovo lottando per la prima. Quindi si continueranno a dare fastidio fino all'ultimo giro. Ok, mancano 2 giri alla fine, o adesso o mai più. Ho fatto tutta questa strada per venire a fare questa gara e mi sta regalando grandi emozioni. Ho rimontato 2 posizioni, ma la scalata è ancora lunga e i giri sono pochi. Devo provarci ora. Ok, adesso siamo molto vicini, mi lascio lo spazio e mi butto all'interno. Sì, è il passaggio che mi serviva, adesso sono davanti. Nel momento più importante ho provato e mi sono infilato. Buona, 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 manca solo un giro alla fine adesso. Il pilota qua davanti era primo per tutta la gara. Avrà di sicuro voglia di riscattarsi e ci proverà per forza. È uscito male qui. Si infila all'interno, si sposta all'interno, mi allargo. Prova la staccata e si gira! Non ci credo, non ci credo. Sono passato, ha sbagliato all'ultimo giro, ne ho solo uno davanti, devo buttarmi. Mancano solo 2 curve, curva a destra, sbaglia la traiettoria, mi sposto all'interno e la chiudo, sono davanti. Non ci credo, non ci credo, non guardarti indietro. Ok, mi sono guardato indietro. Non ci posso ancora credere, manca una curva alla fine. È fatta. No! All'ultimo giro di questa gara. Ancora non ci credo. È una sensazione indescrivibile. È arrivata così velocemente, così in maniera inaspettata, che tuttora non trovo le parole per descrivere come mi sentivo in quel momento dentro il casco. È stata la sensazione più bella che potessi provare, liberatoria. Dopo tutto quello che è successo quest'anno, dopo tutte le batoste che ho preso, arrivare qui, all'esordio, alla prima gara, e fare una cosa del genere è... Ancora non ci credo, ancora non so come definirlo. Appena ho visto quella bandiera sono scoppiato. Sono stati 12 giri intensissimi. Cercando di lottare con tutti, studiare, capire dove avrei potuto prendere vantaggio rispetto agli avversari e cogliere le occasioni giuste per passarli. È stato semplicemente bellissimo. Non so, l'insieme di tutte le cose che sono successe
è qualcosa di pazzesco. Mi ricordo ancora che le prime curve dopo il traguardo ero incredulo se fosse successo davvero o no. Appena rientrato ai box ero la persona più felice di questo mondo. Non potete capire quanto questa cosa conti per me in questo momento. Chiudere l'anno con questa vittoria, con questo festeggiamento, con questo primo posto. Appena sceso poi sono stato chiamato per fare la mia prima intervista del vincitore, che fino a qualche mese fa non credevo sarebbe mai stato possibile. O almeno non adesso, non così. Questa è la mia prima vittoria in carriera, quindi farla qui oggi con questi kart in questa pista è inaspettato anche per me. Sapevo di poter fare bene, ma sono partito indietro. Dall'inizio ho iniziato a studiare tutti gli errori, i gap, dove riuscivo a recuperare un po' i piloti davanti, e fino alla fine sono riuscito a rimanere lucido e sfruttare appunto qualsiasi minimo spazio mi lasciassero prendere. E dopo l'intervista sono semplicemente... Wow! È successo tutto così in fretta che non mi sono quasi reso conto di aver veramente vinto questa gara. Fino a un paio d'ore dopo, in cui ho iniziato a rifletterci e a prendere coscienza del fatto che avevo effettivamente vinto. Era finita, era mia. Sono salito sul podio poi. Non solo il mio primo podio da singolo, ma anche il gradino più alto. E l'unione di queste due cose è stata assurda. Ero lì, in alto, e il mix di emozioni che ho provato era magico. Ecco, così descriverei questo weekend. Perché dal nulla si è aperta questa occasione, questa opportunità, e nonostante non fossi tecnicamente pronto, mi sono iscritto, sono andato, mi sono buttato. Pazienza. E non mi sarei mai aspettato un risultato del genere. E soprattutto per questo è stato ancora più magico, ancora più unico. Vi ringrazio di essere arrivati fin qui con me e di avermi accompagnato per questa avventura. Adesso inizia un nuovo capitolo. Inizia la seconda parte di questo viaggio. E io per primo non vedo l'ora di leggerlo.